chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai 1. Gli ascolti TV di ieri sera, martedì 28 gennaio 2020, sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata della serie TV New Amsterdam, mentre su Rai 1 veniva trasmessa la partita di Coppa Italia tra Milan e Torino. Italia 1 invece La Pupa e il Secchione e viceversa. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Barbara D'Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro. E l'eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Gli ascolti TV della prima serata di martedì 28 gennaio 2020 su Rai 1. L'incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato 565.000 spettatori, pari al 21% di share. Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2. 189.000 spettatori, pari al 10.9% di share. Rai 2 piacere. Sono un po' incinta, ha interessato 255.000 spettatori, pari o l'8,3% di share. Italia 1 e viceversa ha catturato l'attenzione di 636.000 spettatori, 8.3%. Su Rai 3 Cancelletto Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1. 172.000 spettatori, pari ad uno share del 5,4%. Rete 4 Fuori dal coro totalizza una M di 1.012.000 spettatori con il 5% di share. La 7 di martedì ha registrato 1.278. 000 spettatori con uno share del 5,7%. TV 8 Spider-Man 2 ha segnato l'1,7% con 381. 000 spettatori, mentre sul 9 Deja Vu Corsa contro il tempo ha catturato l'attenzione di 624. 000 spettatori, 2,7%. Gli ascolti dell'ex is a Prime Time di martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5 e Striscia la Notizia registra una media di 5. 009.000 spettatori con uno share del 18.5%. Rai 2 TG2 Post segna il 5.7% con 1.554. 000 spettatori. Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.137.000 spettatori con il 4,2%. Su Rai 3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.391.000 spettatori, pari al 5.5%, e Un Posto al Sole 1. 812.000, 6,7%. Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.435.000 individui all'ascolto. 5.5%. Nella prima parte è 1.294.000. 4.8% nella seconda, mentre la 7.8.5 ha interessato 233.000 spettatori, 7,6%. TV 8 Ghese Mai e piace a 779.000 spettatori con il 2,9% di share. Sul 9 di Alui Tip Stai al Gioco ha raccolto 342.000 spettatori con l'1.3%. Ascolti preserale su Rai 1 L'Eredità La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 874.000 spettatori, 21,9%, mentre L'Eredità ha giocato con 5.599.000 spettatori, 26,4%. Invece su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.868.000 spettatori con il 16.9% di share. Avanti un altro 4
051.000 con il 19,6% di share.